A Tokyo le sale giochi sono dominate da giochi musicali, sparatutto con Mac e acchiappa UFO, ma scavando a fondo si possono scoprire giochi sportivi meravigliosi. Ecco i nostri 7 giochi sportivi arcade preferiti che abbiamo trovato in Giappone. In Sonic Athletics non sono solo i personaggi a faticare, le regole sono semplici. Più veloce correte sul tapirulan, più veloce va il personaggio sullo schermo. Ci sono i 100 metri piani, i 110 ostacoli e il salto in lungo, nel quale bisogna trovare il tempismo giusto fra rincorsa e tasto del salto, per una sfida aggiuntiva. Unite Top Trumps e Football Manager e otterrete World Club Champion Football. Assemblate la squadra collezionando e scambiando carte per ottenere il team perfetto. Piazzate le carte sul piano di gioco e osservate mentre vengono rilevate identità e posizioni dei giocatori. Spostate una carta e la formazione cambia in tempo reale. Facile, no? Oltre 15 anni dopo, Power Smash 2 è ancora vivo e vegeto nelle sale giochi di Tokyo. All'uscita era un gioco all'avanguardia, dalla difficoltà pazzesca e con meccaniche profonde ed estremamente realistiche. Power Smash 2, noto come Virtua Tennis 2 dalle nostre parti, introdusse anche le tenniste e i colpi tagliati di diritto e rovescio. È ancora divertentissimo, oggi come allora. A 21 anni dall'uscita originale, lanciarsi sulle piste di Alpine Racer 2 è ancora uno spacco. Si fa subito notare grazie agli sci su cui ci si posiziona per giocare, muovendo i fianchi da un lato all'altro per scendere in slalom dalla montagna. Spingendo sui lati degli sci si eseguono curve più strette, sfrecciando fra i checkpoint rossi e blu per raggiungere la vetta della classifica. Uscito in sala giochi nel 2000 e un anno dopo su Dreamcast, Sports Jam propone 10 discipline sportive. Le nostre preferite sono il ciclismo, il tiro da 3 di pallacanestro e l'hockey su ghiaccio 1 contro 1. È semplice ma divertente, soprattutto quando si sfida un amico in multiplayer. La serie di Star Horse è una fra le più popolari nelle sale giochi giapponesi e genera milioni di euro di incasso ogni anno. Bisogna allenare e far correre il proprio cavallo su percorsi diversi, ma il vero divertimento sta nelle scommesse. Più si vince e più si sbloccano bonus, con un sacco di potenziamenti per cavallo e fantino. Si possono collegare fino a 18 cabinati per un'esperienza competitiva fantastica. Fino a 4 giocatori possono divertirsi con Mario e Sonic ai Giochi Olimpici di Rio 2016, lanciandosi nei 100 metri piani nei panni del porcospino blu di Sega o provando la ginnastica ritmica come Dottor Robotnik. Vabbè, i due joystick e la pedana permettono di controllare il proprio personaggio, da scegliere fra 35, ognuno con le sue abilità. Siete stati in Giappone e avete visto un bellissimo gioco sportivo che non è nella lista? Fatecelo sapere nei commenti. E se state per andarci, guardatevi il video 6 cose che ogni fan dei robot deve fare a Tokyo.